Benvenuti alla prima di una breve serie di trasmissioni che intendono parlarvi di un fenomeno, direi senza dubbio fuori dal normale, un fenomeno che nasce in India e si sviluppa nella stessa India e che ha come protagonista il personaggio Sai Baba. Taumaturgo, guaritore, profeta, queste le molte definizioni con le quali è stato descritto fino alla più importante, quella di Messia. Per parlarvene abbiamo ospiti questa sera, a partire dalla mia destra, il signor Francesco Polenghi, businessman, don Mario Mazzoleni e il signor dottor Rosati. Prima di iniziare ad argomentare sul personaggio Sai Baba, vediamo un documento, un audiovisivo, che è senza dubbio molto molto interessante per capire dall'inizio il personaggio. Prego la regia di mandarlo in onda. Il bambino ultimo discendente della dinastia eletta dei Raju venne chiamato Satya Narayana, che significa il verace fedele. Il bambino cresceva in saggezza e virtù e fin dai primi anni di vita manifestava poteri straordinari e faceva prodigi mai visti. Materializzava oggetti dall'aria, dimostrava di conoscere il futuro, guariva istantaneamente gli ammalati e conosceva tutte le sacre scritture del pianeta. A 10 anni Satya Narayana dichiara di essere Sai Baba, padre divino e grande madre nello stesso tempo. A 14 anni la rivelazione. Io mi sono incarnato per risollevare l'umanità dalla profonda crisi in cui si trova. Il mondo mi chiama, devo dare inizio alla mia missione. E Sai Baba abbandona la famiglia e comincia il suo apostolato. I prodigi si moltiplicano, i malati guariscono, i poveri vengono sfamati, i ricercatori trovano qui il loro traguardo finale. Sai Baba rivela e conferma la sua divinità. Il suo grande obiettivo è quello di consolare l'umanità e trasformare ogni uomo in un ricercatore della verità. L'amore traspare dai suoi gesti, dai suoi occhi, dalle sue lacrime che versa per i giusti che soffrono e per coloro che vivono nella melma del mondo. Il dado è tratto. Una potenza divina si è incarnata per indicarci il giusto cammino. Io sono la via, la verità, l'amore. Io sono voi, lo specchio del vostro sé interiore. Prendetemi come modello da imitare. Amatevi l'un l'altro e voi amerete me e io amerò voi. Voi siete divini, rendetevi consapevoli di questa verità e trascendete la vostra stessa umanità in un abbraccio universale che tutto unisce e tutto confonde. Voi siete gocce del medesimo oceano. La vostra essenza è divina. Sai Baba ripropone il concetto del sé interiore che è Dio e la cui realizzazione consente non soltanto di modificare la propria mentalità, ma il mondo intero. Sul palcoscenico delle religioni appare qualcosa di nuovo per noi che abbiamo perduto le verità cosmiche. Ognuno può aderire a quel messaggio pur restando all'interno della propria religione. Quello che propone Sai Baba non è altro che una riproduzione moderna di ciò che ha proposto Gesù 2000 anni fa. Paolo, teologo del Nuovo Testamento, espone i perni centrali del cristianesimo collegandosi o attingendo a piene mani dalle religioni arcaiche. Paolo propone il Cristo come ancora di salvezza. E ciò che Cristo era 2000 anni fa, oggi lo è Sai Baba. Visto il documento, la presentazione di Sai Baba, vorrei sapere dai miei 3 ospiti perché voler vivere un'esperienza tale e in cosa è consistita. Chi vuol partire? Beh, perché voler vivere un'esperienza tale? È una cosa
che ci è capitata inconsciamente. Io non lo sapevo che avrei potuto vivere un'esperienza tale. A un certo punto ho letto un articolo, in me è insorto un bisogno che mi chiamava, un richiamo enorme, un desiderio enorme. Sono andato e ho vissuto un'esperienza meravigliosa, una cosa incredibile. Ecco, come ci si avvicina a Sai Baba? Qual è l'iter? Per me è stato molto semplice. Io ho letto un articolo, ho conosciuto della gente, sono andato con un gruppo nel 1967 e quando sono arrivato lì ho visto tutta questa gente seduta sulla sabbia come abbiamo visto nel filmato, mi sono seduto e poi sono stato chiamato dentro e dopo ho capito che cosa rappresentava questa grande esperienza. Ma è stata tutta una cosa normale, tutta una cosa che io non mi aspettavo, che io... Ho sentito questo grande desiderio, ma non mi aspettavo. Poi dopo ho capito e adesso voglio rivivere ancora, quando appena posso torno e rivivo questa esperienza, capisci? Dottor Rosati? Io penso che sia abbastanza difficile per l'uomo della strada rientrare a casa e trasferire ad altri le informazioni che ha ricevuto, perché quando racconta quello che ha vissuto, quello che ha sperimentato in prima persona, qualcuno può pensare di trovarsi di fronte ad un visionario, un allucinato, un pazzo. Quando però sono gli scienziati che rientrano e trasferiscono queste informazioni, allora il discorso comincia a diventare più interessante. E per diversi anni ho raccolto la testimonianza di scienziati prestigiosi, i quali mi raccontavano delle cose stranissime, mi raccontavano che quest'uomo trascende la realtà che ci è nota. E a un certo punto mi sono posto una domanda, mi sono detto, i casi sono due, o questi scienziati sono tutti allucinati, oppure io sto perdendo una grande opportunità. E così sono partito. E il primo impatto è stato quello che mi ha portato ad analizzare il personaggio, e ho scoperto di essere di fronte ad una potenza sovrumana nel vero senso della parola, un uomo che trascende le leggi fisiche che governano il nostro mondo, un uomo che con un semplice gesto riesce a produrre dei fenomeni sovrannaturali che la scienza non è in grado di spiegare. Non abbiamo le nozioni scientifiche per farlo, non abbiamo gli strumenti per verificare. Scusi, dottor Rosati, possiamo fare degli esempi? Certo. Sai Baba ruota la mano destra e lì dal nulla compare un oggetto che lui ha desiderato oppure che tu stesso hai immaginato, sognato e desiderato. Ma non basta. Sai Baba soffia sull'anello che porti al dito senza sfilarlo e l'anello viene trasformato nel suo disegno e trasmutato nella sostanza. L'anellino di rame che hai comprato su una bancarella viene istantaneamente trasformato in un anello d'oro con un bellissimo rubino o un diamante. Oppure Sai Baba soffia sull'oggetto, l'oggetto scompare e te lo ritrovi poi a casa a 10.000 km di distanza. Non basta ancora, Sai Baba ha tutte quelle capacità psicocinetiche contemplate e non contemplate dalla scienza. Ruota la mano e ti ritrovi lì all'improvviso un oggetto che avevi dimenticato a casa, che avevi custodito nella cassaforte. Quando rientri non trovi più l'oggetto che era nella cassaforte perché te l'ha materializzato e trasferito istantaneamente in quel momento. Ma se sono interessanti i fenomeni sovrannaturali che compie sul piano fisico, ancora più interessanti sono quelli che compie sul piano biologico, come il fatto di riuscire a prolungare la vita, di guarire da mali dichiarati incurabili dalla scienza ortodossa, senza poi parlare della rianimazione del cadavere, quella che è conosciuta come la resurrezione del corpo. Ed è un evento irragionevole per lo scienziato, ma abbiamo delle documentazioni sufficienti per ritenere che queste rianimazioni si siano effettivamente verificate. Quindi secondo voi il fatto che Sai Baba non è ancora conosciuto in tutto il mondo, perché molti ancora non lo conoscono, dipende dallo scetticismo imperante, dal materialismo imperante nel mondo d'oggi, o c'è qualcos'altro? Cioè le sue materializzazioni sono state verificate in qualche modo? Viene da chiedersi spontaneamente. Ci sono molti esempi e molte testimonianze, ci sono stati anche degli scienziati che sono andati personalmente a controllare, diciamo così, a osservare da vicino quanto compiva e quanto compie tuttora Sai Baba. Sai Baba, diciamo che ha sfidato anche lo scetticismo più scettico, lo scetticismo più reticente.
Uno dei miracoli più straordinari, diciamo, dal punto di vista dello spettacolare è stato quello della materializzazione di una rudrasca a due scienziati che erano andati proprio con due scienziati che si occupano di parapsicologia e di tutti questi problemi e che erano andati proprio con l'intento di smascherare in qualche modo Sai Baba. La rudrasca è un frutto indiano che ha più o meno la forma di una delle nostre more, tipo lampone, scura. E questa rudrasca fu materializzata in una forma duplice, quindi come una rudrasca siamese, diciamo così, no? Non solo, ma dopo aver racchiuso questa rudrasca nella sua mano, che era fuori stagione, era un frutto fuori stagione, e non poteva apparire in quel momento in India, soprattutto tra le sue mani, dopo averla racchiusa nella sua mano, riaperto il pugno, apparve questa rudrasca tra due foglie d'oro, incastonata tra due foglie d'oro legate a una catena d'oro. Diciamo che era un po' una risposta allo scetticismo di questi due scienziati. Se dovessimo parlare dei miracoli di Sai Baba non finiremmo più, perché sono tantissimi e forse non sono la strada principale per arrivare alla conoscenza di Sai Baba, anche se è una delle strade. Non sono la strada principale per interpretare Sai Baba. Come li spiega Sai Baba comunque? I miracoli e le guarigioni. Sai Baba dice dei propri... ha bisogno di queste dimostrazioni? Lui certo no, non ha bisogno di queste dimostrazioni. Non lui personalmente, ma per spiegare o per meravigliare. Sai Baba dice dei propri miracoli che sono dei giochi, sono dei piccoli giochi divini, sembra modesta l'espressione, in effetti non sono piccoli i suoi giochi, ma egli dice questo, di questi giochi, sono piccoli giochi divini che servono a richiamare l'attenzione delle persone, altrimenti nessuno di noi crederebbe che il divino ha preso forma umana. Sai Baba afferma di sé, io sono Dio incarnato, io sono una incarnazione divina, sono un avatar in qualche modo, anche voi lo siete, questo è il grande messaggio che Sai Baba manifesta al mondo. Può sorprendere, può essere una cosa molto scioccante, soprattutto per noi cattolici che abbiamo una tradizione particolare, ma il grande messaggio, il fondamentale messaggio di Sai Baba, che è la cosa più importante da ricordare, non è il miracolo, non sono i suoi giochi divini, ma è questa sua predicazione, questo suo fondamentale messaggio in cui dice voi siete divini, comportatevi come tali. Io vi do la dimostrazione di qual è il livello a cui si può giungere. Ecco, sembra strano, ma voi tre avete avuto un'esperienza diretta, forse siete le persone, diciamo, da un punto di vista professionale, meno adatte, da un certo punto di vista, ad essere incantate da un mago o chi che sia. Esatto, perché un padre, un businessman e un dottore. Ecco, con quale stato d'animo vi siete presentati a Sai Baba? Cioè, con quale atteggiamento? Ma direi con uno stato d'animo aperto a tutte le ipotesi. Cioè un vero stato d'animo scientifico è uno stato d'animo aperto a tutte le ipotesi. Vado, voglio vedere. Io le dico una cosa, lei prima ha fatto una domanda sui miracoli. Secondo me è necessario, i miracoli sono necessari, perché siamo talmente incalliti nel materialismo che un predicatore anche bravissimo, che un personaggio anche bravissimo, anche santo, non è più sufficiente per smuovere questo incallimento del materialismo, questo inquinamento totale di tutto, questa perdita della nostra origine, questa perdita di un orientamento dell'umanità. È necessario un miracolo, è necessaria una grossa cosa. E Baba fa queste grosse cose e Baba è in grado di farci veramente capire il messaggio essenziale. Cioè, io essendo stato da Baba e ho vissuto lì 6 anni, io non è che sono stato una volta, ho vissuto lì 6 anni, uno può capire veramente di essere l'anima e non il corpo, che noi siamo di natura spirituale, che chi siamo noi, da dove veniamo, dove andiamo e cosa facciamo qui. Allora la nostra vita assume un obiettivo totalmente diverso. Ci sono 5 miliardi di persone nel mondo che vivono una tremenda angoscia esistenziale perché hanno perso lo scopo, non c'è scopo nella loro vita, nascono e muoiono, quasi tutti arrivano vicino alla vecchiaia, alla malattia, muoiono, sono angosciati, tutti hanno paura, non mi dica che non hanno paura, perché lei nella sua famiglia, nell'ambiente dove vive, hanno tutti paura. Se lei va da Baba e capisce che la nostra vita continua, ma non, io quando dico capisce, è un grosso capire, essere convinti.
Io sono convinto, io prima non ero convinto, io prima non credevo. Non credevo a niente, nessuno mi poteva convincere. Erano tutti bugie, non, ero incallito nel materialismo. Invece ho capito, siamo l'anima non il corpo, siamo qui per un obiettivo specifico, la nostra vita è un momento che l'anima passa in questo livello e impara qualcosa, capisci? Questa è la grande... quello che fa capire. Molto importante. Sai Baba dichiara: i miei miracoli sono il mio biglietto da visita. Quando lei affida la vita a un chirurgo, prima di tutto si interessa se questo è laureato, è specializzato, se è stato abilitato all'esercizio della professione, e poi vuole sapere come opera. Nel momento in cui riesce a sapere che effettivamente è laureato, specializzato, opera bene, lei affida la sua vita al chirurgo. Ora, con l'invasione che abbiamo avuto di guru, di presunti maestri spirituali, prima di affidare la nostra vita, la nostra eternità ad un mistico, dobbiamo sapere chi è. L'unico modo che ha il mistico, il maestro, per qualificarsi è quello di produrre dei fenomeni soprannaturali. Lo stesso Gesù diceva: io faccio i miei miracoli per dimostrare che i miei poteri provengono da Dio. Sai Baba produce questi fenomeni soprannaturali per dimostrarci che esiste una realtà al di là di quella che noi percepiamo normalmente, e ci indica anche la strada, ci indica qual è la chiave per aprire questa porta dorata dell'inconoscibile. Il miracolo quindi ha un'importanza notevole per il ricercatore che arriva per la prima volta in contatto con questa realtà, altrimenti potrebbe affidare la propria vita ad un qualsiasi personaggio che dichiara di essere quello che in realtà non è. Don Mario Mazzoleni, come si atteggia la Chiesa Cattolica al movimento, al personaggio Sai Baba? Ma è una domanda molto difficile questa, perché personalmente non sono mai venuto a contatto con prelati o con persone che mi abbiano parlato, con persone ecclesiastici che mi abbiano parlato direttamente di Sai Baba. Ho saputo che alcune persone ne hanno parlato molto male, cioè hanno fatto delle affermazioni che per lo più però erano delle affermazioni gratuite. Quello che mi auguro è che all'interno della Chiesa esista questa curiosità scientifica che è uscita in questo dibattito, il desiderio di conoscere, che è stata un po' anche la mia esperienza. Io capisco che voi tutti vi meravigliate di vedere un sacerdote che vi parli di una cosa di questo genere, e forse qualcuno può anche essere turbato da questo, ma se permettete vorrei dirvi brevemente com'è stato il mio primo approccio con Sai Baba. Non è stato così improvviso né casuale, perché non c'è nulla di casuale. Davvero non avviene nulla di casuale a questo mondo. Però una persona un giorno mi disse che sarebbe venuto in Italia Sai Baba, io allora non sapevo chi fosse. E sono andato tra i miei libri a frugare, perché sapevo che avevo un libro che parlava di Sai Baba. Ho cominciato a leggere questo libro e ho letto delle cose sconvolgenti, questi miracoli, queste materializzazioni. Insieme anche qualche frase, qualche piccola frase, qualche frammento di discorso che sollecitava la mia curiosità. Devo dire che la cosa che mi ha salvato in qualche modo, cioè che mi ha consentito, meglio, di approcciarmi, di avvicinarmi al personaggio Sai Baba e di conservare questa curiosità, è stata l'abbandono più totale del pregiudizio più grave che potevo avere. Cioè il pregiudizio più grave che un sacerdote o un religioso o anche un buon cattolico può avere è che al di là delle verità che egli ha acquisito, che ha imparato, che gli sono state insegnate, non può accadere nulla. Quindi il cattolico e soprattutto noi sacerdoti siamo abituati soprattutto a delle verità molto fisse, molto, molto chiuse. Ed è la stessa cosa che è avvenuta... Dogmatica, insomma. Una dogmatica, sì, si può dire dogma, giusto, appunto una verità fissata entro certi limiti. Ed è lo stesso errore praticamente che ha mandato alla crocifissione Gesù Cristo, perché nessuno dei contemporanei di Cristo avrebbero immaginato che il Messia era lì presente in carne e ossa sotto la forma di questo personaggio, Gesù di Nazareth. Così la mia curiosità è andata avanti, abbandonando questo pregiudizio, mettendolo un po' nell'angoletto, mettendolo un po' da parte, ho incominciato a desiderare altre letture, ho letto altri libri, altre biografie di Sai Baba, e sempre più mi interessava. Alla fine ho desiderato sentire i suoi discorsi, perché la mia domanda era questa: se esiste davvero un personaggio, e a questo punto ero convinto perché le testimonianze erano di personaggi, di scienziati attendibili,
e di scrittori davvero attendibili, mi sono detto se a questo punto esiste un personaggio di questo genere, io ho due dubbi, cioè ho due possibilità di rispondere, o è un nuovo messia o è l'anticristo. Questo era il grande dubbio che avevo. Per verificarlo posso fare soltanto una cosa: l'anticristo non può insegnare la verità, l'anticristo non può insegnare il bene, l'anticristo non può insegnare l'amore. L'anticristo, come si dice nel Vangelo di Giovanni, è contro il messaggio di Cristo. Allora ho detto, l'unica cosa che si può fare per sapere se davvero questo è l'anticristo o no, è sentire dalla viva voce o dai discorsi che sono stati pubblicati che cosa insegna. Ecco lì io ho avuto veramente una folgorazione. Ho escluso nel modo più assoluto che Sai Baba sia l'anticristo. Quello che Sai Baba può essere lo lascio immaginare a tutti coloro, lo lascio constatare a tutti coloro che vorranno conservare, come ho potuto avere io, curiosità di approfondire questo discorso. Ecco, devo dire dunque che mi ha colpito, soprattutto nell'approccio con Sai Baba, il fatto che Sai Baba cambia il cuore degli uomini. I discorsi che fanno, che sono discorsi di profonda verità, i discorsi che fa, che porta alla riscoperta della propria religione. Torno alla sua domanda, la domanda che mi ha fatto, che cosa ne pensa la Chiesa? Io ritorco la domanda con una risposta di questo genere, forse un po' fuggiasca, ma desidererei che gli uomini di Chiesa avessero la stessa curiosità scientifica e invece di sparare giudizi a zero, andassero di persona, dopo aver letto e riletto le numerose pubblicazioni, i numerosi discorsi che ci sono, andassero di persona a verificare quello che io stesso ho verificato. Messia è una definizione profonda, una definizione grande, impegnativa, terribile, certo. Impegnativa. Quando si parla di Messia si parla in genere di divino, che si fa umano. Si fa umano per salvare e redimere l'umanità. E questo è il compito di Sai Baba. E come si confronta col primo Messia, il Messia della religione cristiana cattolica? Anche per voi. Ma vede, Messia innanzitutto vuol dire messaggero, cioè inviato del Signore. E siamo stati noi poi a identificare il divino con il Messia. Il Messia è soltanto un messaggero, come il profeta. Quindi Gesù è a livello di Zoroastro, del Buddha, di Maometto. Ma non è questione di fare dei paragoni, perché nel momento in cui uno si fonde con il divino diventa un tutt'uno con la coscienza cosmica, per cui non ci sono differenze. Però consideriamo che la storia ce lo insegna, prima di Gesù erano arrivati altri maestri spirituali, altri profeti, altri messia, e quindi non è da escludere che dopo Gesù ne siano venuti altri. Uno di questi potrebbe essere Sai Baba, il grande maestro del mondo profetizzato poi dalle grandi religioni, un maestro spirituale che ci insegna prima di tutto la rettitudine, la non violenza, l'amore, la verità. Se facciamo dei paragoni e vediamo l'insegnamento di Sai Baba, lo paragoniamo a quello di Gesù, vediamo che l'insegnamento è lo stesso. Gesù ha proposto due grandi comandamenti: onorare il proprio Dio e amare gli altri come possiamo amare noi stessi. Sai Baba che cosa propone? Rispettate qualsiasi religione, rispettate la nazione che vi ospita, rispettate i vostri genitori che vi hanno dato la vita. Siate sinceri, siate onesti, camminate sempre sulla retta via. Questi sono insegnamenti fondamentali che ritroviamo poi in tutte le grandi religioni del mondo. È l'insegnamento che collega e lega tutte le religioni, dall'islamismo al buddismo, dal cristianesimo allo zoroastrismo o all'induismo. Il messaggio è sempre quello. Perché? Perché la fonte primaria di questo messaggio si rifà alle antiche filosofie vediche, al sistema filosofico indù. È di lì che parte questo insegnamento ed è lì che tutti i grandi profeti attingono la loro conoscenza e la loro cultura. Quindi non si tratta di una nuova religione, di una nuova fede, ma può convivere Sai Baba con le altre religioni? Sicuramente, non si tratta assolutamente della fondazione di una nuova religione. Io posso dire, per la mia breve esperienza e i miei piccoli studi, che se le religioni sono state fondate, credo che siano state fondate a causa degli uomini e non a causa del Messia, non a causa degli uomini di spirito. Forse erano ben lontani dal pensare che al di là del loro messaggio sarebbe nato un movimento spirituale o qualche volta anche politico.
Quindi Sai Baba non dice lasciate la vostra religione, venite da me, mettetevi a gambe incrociate e pregate nel modo che vi insegno io. Sai Baba dice riscoprite la vostra religione, amatevi gli uni gli altri, insomma ci ripete le stesse cose che ci ha detto Cristo e che forse, anzi senza forse, sono state gravemente dimenticate in 2000 anni. Cosa chiede Sai Baba a coloro che lo seguono? Chiede di compiere il proprio dovere, di seguire la propria religione e di capire la verità. C'è un insegnamento in cui Sai Baba è unico, si chiama non dualismo. Non dualismo vuol dire che Dio è uno, non esiste un secondo. E Dio è dentro in tutti noi ed è parte della nostra anima. La nostra anima è Dio, non c'è nessuna differenza fra noi e Dio, solamente che la nostra anima è coperta, noi siamo velati e dobbiamo riscoprire. Praticamente tra la differenza fra Oriente e Occidente è questa. Dal punto di vista occidentale noi siamo degli ometti che tentiamo un'ascesa verso il divino e partiamo da un punto di vista abbastanza negativo, con peccati originali, dei vermetti che salgono. L'orientale, i Veda, invece è una cosa completamente diversa. Noi siamo già realizzati, noi siamo già Dio, Dio dentro di noi ed è la stessa cosa in tutti noi. Dobbiamo solo togliere questi veli di ignoranza che sono soprattutto veli mentali. Ecco, questo è il grande insegnamento di Sai Baba, che è unico ed è il grande insegnamento vedico, che si chiama non dualismo. Dio ha diviso se stesso da se stesso e ha creato praticamente questa creazione, e questo c'è anche in San Tommaso quando dice Dio pensa e in questo momento la creazione avviene, e poi il rapporto fra Dio e la creazione è questo rapporto d'amore. La stessa cosa che dice Baba è Dio, ho diviso me stesso da me stesso per amare me stesso, per fare l'esperienza dell'amore. Questo è un insegnamento abbastanza unico. E vorrei aggiungere all'amico Francesco che l'insegnamento proposto oggi da Sai Baba era già stato fermamente confermato da Cristo, da come ci risulta anche nel Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 si parla dell'essere Dio proprio come persona, infatti all'interno di una disputa che era sorta proprio a causa del fatto che Gesù si proclamava Dio, Gesù dice: ma perché vi meravigliate tanto, dice ai propri accusatori, perché vi meravigliate tanto per il fatto che io mi proclamo Dio, se voi stessi avete letto nelle scritture, voi siete dei. Dunque, se voi stessi avete letto nelle scritture, voi siete dei, e voi ben sapete come non è possibile cambiare, trasformare queste scritture, perché a queste scritture voi tenete molto, in quanto israeliti, allora credetelo anche di me, a maggior ragione lo posso dire io, visto che lo confermo anche con le opere. E c'è un altro punto, in Giovanni ancora, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, dove Gesù dice: io vado al Padre, vi lascio, ma voi potrete fare le stesse cose che io ho fatto e ne farete di più grandi. Questo è un passo molto importante perché lascia intendere, senza ombra di dubbio, senza possibilità di equivoci, che la strada dell'essere Dio, cioè il fatto che noi siamo nati divini e che poi abbiamo dimenticato attraverso questa nostra ignoranza, la nostra vera essenza, è all'interno di noi. Lo scopo della nostra vita è quello di riscoprire quello che siamo. La domanda che prima poneva Francesco, chi siamo, da dove veniamo, cosa facciamo in questa vita, dovrebbe portare a questa conclusione. Sai Baba non fa altro che scaldare di nuovo questa parola, arricchirla con col suo nuovo messaggio e portarci tutti a questa riflessione. Tutti, voglio dire, a qualunque religione noi apparteniamo. Qui non si tratta di cambiare religione, si tratta di vivere profondamente la propria religione, perché vivendo a fondo la propria religione si raggiunge lo scopo. Poi soprattutto è mettere in pratica che conta. Perché io posso fare teorie, posso essere istruito, dottorato, teologia, tutto il resto, ma se non metto in pratica questo amore e vedere Dio in tutto nei fratelli, non serve a niente. Capisci? Questo è molto importante. E Baba pone una grossa enfasi su mettere in pratica, e anzi pone una grossa enfasi sulla ripetizione continua del nome di Dio. Perché il nostro rapporto col mondo, con tutti, avviene tramite la mente. Se la mia mente
beve una tazzina di caffè, non pensa a Dio. Se io faccio un'altra cosa, non pensa a Dio. Allora io sono impegnato in certi momenti della giornata a fare il mio dovere, a fare certe cose, non posso pensare a due o tre cose, ma appena sono libero, se io rivolgo il pensiero a Dio, rivolgo il pensiero a quegli aspetti positivi che sono dentro di me, io divento quello, perché noi siamo quello che pensiamo. Se noi pensiamo a mangiare, noi siamo il mangiare. Se noi pensiamo a dormire, noi diventiamo il dormire. Se noi pensiamo a Dio, noi eleviamo il nostro livello di coscienza. Ecco, una domanda che va a toccare l'interiorità di ognuno di voi, un po' difficile quindi, ma come siete cambiati dopo questa esperienza? Ma io dire com'è cambiato, uno quando risponde dice mamma mia, adesso mi sento presuntuoso a dire come sono cambiato. Poi una persona una volta mi ha detto, ma sai, se tu ci dici come sei cambiato, in fin dei conti ci puoi aiutare, perché hai fatto un'esperienza di tanti anni e noi possiamo capire meglio noi stessi. Allora, in fin dei conti, anche dirlo non sia presuntuoso. Si è molto cambiati, perché si comincia a capire chi siamo. Questa essenza che dentro di noi è divina, questa essenza è dentro tutti gli altri. E dentro tutti gli altri allora c'è una relazione totale sotto tutti noi, no? Allora la nostra coscienza si diventa più consapevole, più cosciente, e appena si sbaglia si sente la vocina dentro. Allora pian piano, come proprio direi la ricerca spirituale della formica, no? Direi, mentre all'inizio è la ricerca spirituale del volatile, il quale vola su un frutto, il frutto cade, il volatile fa solo una beccatina da mangiare e basta. Ma dopo si comincia a lavorare come formiche, si comincia a sentire la voce dentro che ci guida, ci dice no guarda hai sbagliato, dai retta a questa persona, fai questo, fai quell'altro. Insomma, c'è questo cambiamento, questa non mi interessa più andare al ristorante, mangiare, non mi interessa più il cinema, facciamo un lavoro sociale, facciamo un lavoro di educazione ai valori umani, il nostro tempo, i nostri weekend sono totalmente concentrati a questo, non ho mai più fatto vacanze, andiamo in India a fare dei ritiri spirituali, siamo molto cambiati. È chiaro che questo cambiamento colpisce non soltanto il cristiano, ma in egual misura il musulmano, in quanto Sai Baba dà delle indicazioni precise che ci consentono di conoscere innanzitutto noi stessi. Nel momento in cui conosciamo noi stessi, impariamo anche a conoscere meglio gli altri, a capirli, e quindi migliorano i rapporti con gli altri. Se noi guardiamo nelle diverse religioni, vediamo che in definitiva i cardini che sostengono queste diverse religioni sono identici, così il musulmano avrà gli stessi obiettivi del cristiano. Soltanto è che con il passare del tempo gli uomini hanno costruito su questo messaggio fondamentale un edificio, il quale edificio è stato costruito con dei mattoni personali. Ogni discepolo ha portato una sua pietra che è fatta di problemi, di complessi, di inibizioni, e quindi è stato tutto modificato, alterato e degenerato. Il messaggio fondamentale però rimane, ed è quello della scoperta di se stessi, della scoperta del proprio io. Questa scoperta del proprio io porta poi necessariamente a un rapporto diverso con tutto ciò che ci circonda. Ciò non vuol dire comunque negazione dell'esteriorità. Cioè, voglio dire, questo comporta per forza delle difficoltà nei rapporti con la gente che ci sta intorno, sicuramente. Cioè, lei dice non va più al ristorante, non sì, facciamo il weekend, non proprio così. O siamo tutti, ecco, non proprio o così. Abbiamo scoperto tutti. Quando ho scoperto Sai Baba, io dico l'ho scoperto, nel momento in cui sono venuto in contatto e mi ha dato delle indicazioni precise, io ho fatto una domanda ben precisa a questo maestro, ho detto io qui mi trovo molto bene, verrei tutti i giorni, starei anche qui. E lui mi ha detto semplicemente, prima di tutto devi compiere il tuo dovere. Tu sei medico e devi fare il medico, tu sei droghiere e devi tornare a casa e fare il droghiere. Questo è il tuo ruolo, è il destino che ti ha imposto questo ruolo e devi viverlo fino alla fine. Quando avrai tempo potrai venire a ricevere altre indicazioni, a seguire un determinato sentiero, ma il problema fondamentale è che tu sei nato con un dovere e con un ruolo ben preciso. Ora noi viviamo all'interno di una certa realtà per cui necessariamente beneficiamo di tutto quello che concorre a formare questa realtà. Non è detto che non si possa andare al ristorante, io continuo la mia vita normale, però vivo la mia vita
sicuramente in maniera molto più profonda. Un obiettivo diverso. Sì, con un obiettivo. Ora so quello che devo cercare, so dove devo andare, so come devo camminare, ecco, questo è molto importante. E soprattutto al ritorno da questo incontro io ho riscoperto i Vangeli, ho riscoperto l'insegnamento di Gesù. Mi sembrava di aver capito tutto dell'insegnamento di Gesù, in realtà non avevo capito niente. Sai Baba mi ha fatto riscoprire questo messaggio e oggi mi rendo conto che mettendo in pratica l'insegnamento di Gesù, in definitiva posso raggiungere quel medesimo traguardo che altri raggiungono con delle indicazioni di altri grandi maestri o dello stesso Sai Baba. Io direi che, prima non ho spiegato abbastanza, c'è un aumento di discriminazione e l'aumento di discriminazione avviene perché è cambiato l'obiettivo. Mentre prima si camminava in un'angoscia esistenziale, lasciandoci, essendo in balia dei problemi, cioè i problemi esterni a noi potevano causare in noi euforia o depressione. Adesso c'è una stabilità perché c'è un aver trovato l'obiettivo, un essere andati avanti. E con discriminazione, cos'è importante e cosa non è importante? Questo non mi impedisce di usare, se voglio, una Mercedes o anche di andare in ristorante, però ci vado con discriminazione e ci vado con meno attaccamento. Vado perché le uso, perché sono cose funzionali che mi servono, che vanno bene, però non lo faccio più di avere una cravatta per avere quella cravatta lì. È solo una cosa funzionale, l'obiettivo mio è diverso. Prego. Vorrei rispondere ancora a questa domanda: che cosa è cambiato nella vita di una persona dopo che si incontra Sai Baba? Vorrei rispondere, se mi è lecito, con una piccola storiella. È la storiella di un monaco che si trovava in un monastero proprio cattolico, un grosso monastero, dove ormai si erano ridotti in poche persone, in pochi monaci. E questo monaco decise di andare da un grande santo, da un grande yogi, per chiedere qual era il motivo, qual era la ragione per cui si erano ridotte così le vocazioni e si era ridotto così male questo monastero. Si presenta davanti a questo yogi, lo yogi è lì con gli occhi chiusi, le gambe incrociate, in questa caverna, in profonda meditazione. Poi apre gli occhi, vede questo monaco davanti e gli dice: che cosa desideri? Il monaco gli dice: io vorrei sapere per quale motivo il nostro monastero è in completo fallimento, dammi una spiegazione. Lo yogi risponde dicendo: il motivo per cui il tuo monastero è in fallimento, è in decadenza e le vocazioni non arrivano più è il fatto che c'è un errore fondamentale di ignoranza. Ma che cosa è accaduto? Di che ignoranza si tratta? E lo yogi continua dicendo: uno di voi è il Messia, ma voi non lo sapete, nessuno di voi si è accorto, è il Messia sotto false spoglie. Così questo monaco, turbato da questa risposta, torna a casa dai propri confratelli e mentre torna a casa ripensa a questa risposta e dice: come potrà essere che sia davvero il Messia uno di noi? E dice: ma il fratello priore non può essere Messia, ha troppi difetti, il fratello cuoco anche lui, insomma, in fin dei conti, e mi sembra anche un po' grossolano, di vedere come può essere il Messia. E poi pensa, però aveva detto questo grande maestro, aveva detto che è sotto false spoglie, quindi può darsi che proprio questi difetti servano a mimetizzare il Messia. Arriva a casa, riunisce tutti i suoi confratelli e dice: cari fratelli, ho avuto una grande rivelazione, oggi un grande santo, un grande maestro mi ha detto che uno di noi è il Messia. Tutti si meravigliarono profondamente, dice: il Messia, ma non è possibile, uno di noi è il Messia. E la storia conclude dicendo che ciascuno di loro incominciarono da quel giorno con questa convinzione a trattarsi in un modo diverso, perché dicevano, avvicinando l'altra persona: forse sarà lui il Messia, e se fosse davvero lui il Messia allora mi conviene trattarlo bene. E il monastero crebbe, diciamo così, le sue azioni, le vocazioni incominciarono a fluire e la preghiera divenne sempre più fervida. E lo stile e il tenore di vita che c'era in quel monastero portava sempre di più alla santità. Ecco, con questa storia vorrei far capire quello che Sai Baba vuol fare col suo messaggio. Sappiate quello che siete e la vostra vita cambierà. Chiaro.
Bene, siamo quasi al termine di questa prima trasmissione, perché poi concluderemo con delle domande al pubblico presente. Però in definitiva voglio ribadire un concetto, voglio capire una cosa. Qual è il compito di Sai Baba? Il compito di Sai Baba è molto semplice. Lui dice: io sono venuto per trasformare ciascuno di voi in un ricercatore della verità. Normalmente questi grandi condottieri spirituali scendono sotto una forma umana nel momento in cui l'umanità è in crisi. Non c'è dubbio che la nostra società oggi abbia toccato il fondo, per cui è necessario risollevarla. Per poter fare questo occorre un personaggio grande, un personaggio dotato di poteri sovrumani. Il compito di Sai Baba è questo: trasformare ciascuno di noi in un ricercatore della verità, in modo da trasformare di conseguenza l'intero mondo, l'intera società. Bene, e con questo abbiamo veramente terminato. Io voglio ringraziarvi per l'importante contributo che avete portato a un tema molto 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 di discussione, insomma, attuale, ecco. Vi ringrazio, mi congedo dai miei ospiti e andiamo in mezzo al pubblico a rivolgere qualche domanda. Via. Ed eccoci ora tra il pubblico che ha partecipato a questo nostro dibattito. Innanzitutto, chi di voi ha avuto l'esperienza con Sai Baba? Sono stata 12 volte e ho vissuto là anche per 6 mesi, 3 anni fa. Quali sono state le impressioni di quello che ha sentito e visto questa sera? Conferma il tutto, ha provato anche lei le stesse cose? Sicuramente, il miracolo più grande di Sai Baba è la trasformazione dell'essere umano. Io mi ritengo completamente trasformata. Sono arrivata da lui dopo molte traversie molto tristi della mia vita, ed ero una donna disperata che viveva tranquillanti e fumava 40 sigarette al giorno. Adesso sono una donna serena, non fumo più, i tranquillanti non so più cosa sono, e soprattutto ho ritrovato la mia fede, la mia religione che avevo perso. Ecco, lei non ha vissuto l'esperienza, ma cosa ne pensa? Ci non saprei, dirlo così in poche parole, non è che... Cioè, so che è un'esperienza completa che ti riempie molto la vita. Non è scettico all'inizio? Beh, all'inizio... Atteggiarsi al problema, sì, all'argomento. Sì, però poi quando che si entra nel vivo della situazione si vede che c'è un qualcosa che va al di là di tutto. Ecco, cosa vi ha colpito di più della discussione di questa sera? Ma direi il dottor Rosati mette in luce, ti fa venire la voglia di andare, di vedere, di constatare, perché lo vede da ricercatore, e direi ti fa proprio venire questa voglia. Non meno il Don Mario, perché questo scetticismo della Chiesa con il principio di Sai Baba, ecco, ha messo tranquillità nelle persone in cui io magari ne parlo, perché a volte mi capita di parlare. E invece Francesco mi mette un'altra voglia della ricerca. Spero un giorno di poter arrivare. Ecco, non è facile decidere di partire per l'India e riscoprire questa nuova dimensione. Ci vuole del coraggio. Lei pensa di averlo, questo coraggio? A questo punto no, a questo momento non ancora. Non è detto che in futuro possa averlo, ma adesso sono, come si dice, alla finestra. Ho ascoltato, mi ha molto colpito, soprattutto il sacerdote, che in effetti ha detto delle cose eccezionali, e sono così sconvolto, in effetti. Ma devo meditare, cioè non sono già pronto per poter andare in India e ad assistere a questi fenomeni, però indubbiamente è un discorso molto interessante. La sua impressione? La mia impressione è positiva, soprattutto faccio riferimento in particolar modo all'intervento del sacerdote, no? Io sono di estrazione cattolica, molti di noi probabilmente lo sono, e per me è un riscoprire il mio essere chiesa, il mio essere cristiano. Direi che questa è stata la cosa che mi ha particolarmente colpito, così, in questo intervento, insomma, no? Ecco, una risultanza è sicura: che Don Mario ha avuto un grossissimo successo. Sai Baba probabilmente sarebbe contento del suo operato, della sua parola di questa sera. Con questo abbiamo completamente concluso. L'appuntamento è per il prossimo appuntamento la prossima settimana.
Satyadharma prema nityamayundina pudami talli ento pulakarinchu satya dharma prema nityamayundina.